Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Technology e lo so ragazzi, sono un incoerente, lo ammetto. A maggio vi avevo detto che avrei chiuso in poche parole il canale, ma allo stesso tempo io credo che soltanto gli stupidi non cambino mai idea. Per cui io ci ho pensato, ho ascoltato i pareri di alcune persone che mi hanno parlato. Ovviamente riferendosi a questo argomento che riguarda questo canale, che ormai da tanti anni, che per me 4 anni sono abbastanza, va avanti, che porto avanti, e ho letto i vostri commenti, sono stati commenti in cui alcuni di voi mi hanno chiesto di non lasciare, di continuare, di provarci, nonostante i fallimenti dei miei video, perché in fondo il successo non è tutto, se c'è la passione, il successo non solo passa in secondo piano, ma può avere anche un'importanza veramente relativa. Io non lo so se continuerò, non so se commenterò le partite dell'Inter l'anno prossimo, cioè tra pochi mesi. Sicuramente avrei voglia di farlo perché siamo tornati in Champions. Io ho commentato le gare peggiori, le sconfitte peggiori contro le squadre più improbabili che faccio. Non commento le partite dell'Inter quando va in Champions, però sicuramente non è semplice se il canale non va bene e se magari è solo tempo sprecato. Poi, ragazzi, studiare è importante, l'ho capito in ritardo, ma l'ho capito e quindi non voglio fare lo stesso errore che ho fatto anni fa, tralasciando lo studio, che in fondo è alla base del mio futuro e del futuro di noi giovani, per pensare a YouTube, che sicuramente è importante, ma non è fondamentale. Poi ve l'ho detto, io ho un altro canale, si chiama Commedia Italiana, parlo di cinema, carico delle ispezioni di film italiani. Ho quasi 9.000 iscritti, 9 milioni di visualizzazioni totali, scusate. Anche quel canale ha degli alti e bassi, però mi dà sicuramente qualche soddisfazione in più e non voglio fare l'ipocrita. Il successo è importante, ragazzi. È importante perché se non si fa successo è difficile andare avanti. E chi dice il contrario secondo me si nasconde soltanto, perché fare un video, impegnarsi e vedere che poi il video raggiunge 10 visualizzazioni, 2 mi piace, magari anche un non mi piace, beh, insomma è un po' brutto, però io voglio comunque provarci. Scusatemi la premessa, sicuramente troppo lunga, ma credo che fosse doveroso spiegarvelo. Detto questo, l'incoerente è tornato ed è tornato per parlarvi di una partita che ho appena visto, o meglio, è terminata, si è conclusa da qualche minuto, ovvero Argentina-Islanda, la prima gara della nazionale argentina a questi mondiali di Russia 2018, ai quali la nostra Italia non partecipa, lasciamo perdere questo argomento, e io in assenza della nostra Italia tifo l'Argentina perché mi piace come nazionale, perché vi milita il mio calciatore preferito che è Lionel Messi, che purtroppo questo pomeriggio non ha giocato benissimo, ha fallito il suo ennesimo calcio di rigore nelle gare, diciamo, importanti, ma secondo me comunque bisognerebbe fare discorsi molto più ampi per quanto riguarda questa situazione di Messi nelle gare importanti. Non è che li debba fare io, però non è così semplice, non si può limitare tutto a un rigore sbagliato o prestazione, diciamo, negativa. Perché vi hanno militato, mi piace l'Argentina perché vi hanno militato giocatori che sono entrati nel mio cuore anche perché hanno giocato all'Inter, come il nostro immenso e unico capitano Zanetti, Milito, Cambiasso, Walter Samuel, adesso c'è Mauro Icardi che purtroppo inspiegabilmente non è stato convocato a questi mondiali. Insomma, l'Argentina è una nazionale che mi piace molto ed è praticamente la mia seconda nazionale dopo l'Italia. Stimo molto anche il Brasile, ma preferisco la selezione. 1-1 Argentina-Islanda, un'Argentina che è partita abbastanza bene, ha trovato il gol al 19° minuto di gioco con Agüero, un gol di prepotenza, un gol forte da grande campione, quale sicuramente Agüero è, ma purtroppo 4 minuti dopo, al 23esimo, è arrivato il pareggio di un giocatore dell'Islanda, ovviamente scusatemi non mi ricordo il nome, che ha approfittato di un errore imbarazzante, di una difesa molto problematica dell'Argentina, che nonostante sia formata per quanto riguarda i due centrali da Rojo e Otamendi, che sono due grandissimi difensori, soprattutto Otamendi, che viene da una stagione eccellente, non riesce a essere solida come dovrebbe. Caballero è un portiere sicuramente non eccellente, ma è comunque un buon portiere, e se ha salvato sempre su quell'azione un gol, ha messo a rischio la sua difesa e poi ne ha subito un altro che purtroppo non ha permesso all'Argentina di vincere questa partita. Quindi, fra alti e bassi, gli è andata male in quella circostanza perché ha fatto dei buoni interventi, ma non è stato pronto quando è arrivato il tiro decisivo che ha portato poi l'Islanda a segnare e a pareggiare. Pareggio poi definitivo. Messi ha giocato male, bisogna dirlo. Messi ha giocato male fino al 75esimo minuto. Nell'ultimo quarto d'ora di gioco si è svegliato e non solo si è svegliato, ha riportato la gara nel vivo, ha riportato l'Argentina in una buona situazione. L'Argentina ha cominciato a giocare bene, ad assediare,
ha creato delle grandi occasioni e ha tirato tre punizioni. Purtroppo l'ultima è stata negativa, ma era il 95esimo, c'è l'ansia, sai che devi segnare, se no ti butteranno fango addosso e lo faranno purtroppo. E quindi non è semplice. Lui è un gran sinistro, è un fuori classe, su questo credo che non ci siano dubbi, però l'ansia c'è per tutti, non è mica un alieno, lo si dice ironicamente, ma è pur sempre un umano. Ha sbagliato il calcio di rigore, lo sappiamo, e lui ha questa pecca. I rigori nelle gare importanti non li sa segnare. Ne ha segnati tanti, ma ne ha sbagliati purtroppo forse di più. E nonostante sia stato nell'ultima stagione del suo Barça in Liga il capocannoniere assoluto, superando Cristiano Ronaldo, ma anche Suarez e Benzema, che sono i due centravanti di riferimento della Liga spagnola, e non è andato in gol e ha fallito questo ennesimo rigore che sarebbe stato fondamentale poiché l'Argentina e l'Islanda si trovavano sull'1-1, su un totale pareggio per portare l'Argentina avanti e magari permetterle anche di vincere questa partita che sarebbe stata fondamentale se vinta perché si tratta ovviamente della prima gara del girone di questo mondiale. Ovviamente nulla è perso, anche il Portogallo ha pareggiato 3-3 con la Spagna, ma Cristiano Ronaldo ha fatto 3 gol e la Spagna è sicuramente superiore all'Islanda, è comunque un grande cuore, un gran carattere. Io faccio i miei complimenti a Cristiano, ma continuo a preferire Messi e l'ho preferito sempre perché comunque Leo è un giocatore che mi piace di più come caratteristiche, perché aiuta la squadra, Ronaldo è più un fuori classe d'attacco, va in avanti, fa due grandi giocate e segna, il che è veramente importantissimo per carità, però Messi è più completo, Messi per me è più bello vedere giocare Messi rispetto al vedere giocare, sicuramente benissimo, ma comunque non per me a livello di Messi, Cristiano Ronaldo. Vedremo come andrà questo mondiale, non so quali gare commenterò, credo sicuramente quelle dell'Argentina per i motivi che vi ho elencato qualche minuto fa. E se l'Argentina dovesse essere eliminata, commenterò le altre gare più importanti e indubbiamente la finale dei mondiali, se Dio vorrà. E poi se ci sarà la possibilità, ci vedremo anche fra qualche mese per la prossima stagione, per magari parlare della nostra Inter, che comunque è sempre molto bello ed è sempre un piacere farlo. Fatemi sapere nei commenti se avete visto questa gara e cosa ne pensate, cosa pensate della situazione Messi, quali sono le vostre opinioni. Io, se volete, sono qui, altrimenti pazienza, ragazzi, non è che tutto possa andare bene. Noi ci vediamo non so quando, ma non troppo tardi. Secondo me ci vedremo presto con un nuovo video. Sempre comunque forza Inter e per questi mondiali. Forza Argentina. Ciao ragazzi.